Veronica era tutto per noi. Ci ha lasciato, però lasciando in noi una serenità unica, unica che ci ha trasmesso nei 14 mesi in cui ha lottato. Ci ha lasciato una serenità con la quale dobbiamo andare avanti cercando di fare qualcosa per il dopo, per questi bambini che hanno bisogno. Perché in effetti, cioè lei è stata curata, è andato benissimo, l'unica cosa è stato il dopo tornare a casa di Veronica e organizzare il tutto, dove ci siamo resi conto che eravamo soli e abbandonati. Grazie a dei nostri angeli che c'erano vicini, siamo riusciti a far addormentare Veronica in un modo sereno e tranquillo, quello che lei ci ha trasmesso a noi e quindi adesso dobbiamo andare avanti e fare una lotta proprio per questo. Far sì che i bambini che non hanno questa fortuna di avere alle spalle persone così, famiglie che ce la fanno, possono aggrapparsi a qualcuno che li aiuti e li faccia addormentare serenamente. Veronica aveva soltanto 11 anni quando è deceduta a causa di un tumore che l'ha spenta in poco tempo. La mamma, Angela Gatto, ha voluto raccontare la sua storia e rivolgere un appello alle istituzioni affinché si possano aiutare tutte quelle persone che si trovano ad affrontare situazioni simili alla sua. L'occasione è stato l'evento organizzato all'Ordine dei Medici di Salerno dal titolo Cancro pediatrico, conoscere il problema, incontro con le istituzioni. Responsabile scientifico, la dottoressa Maria Pia Ciccone, comitato organizzativo, le dottoresse Grazia Cioffi ed Anna Maria Cascone. Dopo i due primi eventi, uno in azienda e un altro come raccolta fondi, abbiamo deciso di pensare alla pediatria di base, perché i bambini con cancro pediatrico sono seguiti chiaramente dal pediatra di base e da un incontro con la dottoressa Mangione abbiamo deciso che esistevano delle luci ma anche delle ombre che ci fanno dire che ci sono delle difficoltà, che i bambini che hanno qualche problema, almeno quando hanno dei problemi nella fase difficoltosa, vengono, non dico lasciati soli, ma devono muoversi, devono emigrare, devono arrivare al Pausilipon a Napoli. Quindi ci siamo posti nella problematica di dire cosa possiamo fare a Salerno, possiamo riuscire ad arrivare anche a Salerno a fare qualcosa per questi bambini e non farli andare via, lontani dalla loro casa, dare ancora più difficoltà alla famiglia. Il ruolo dei pediatri di famiglia è fondamentale, supportano le famiglie nel percorso doloroso del bambino e sono in contatto con i centri di riferimento. Quello forse che manca in questo momento, almeno nel nostro territorio di Salerno, è un supporto per questi bambini che arrivano a. Noi ci auguriamo sempre che i bambini riescano a guarire e le percentuali di guarigione sono sempre più alte. Purtroppo ci sono anche i casi fatali e quindi accompagnare questi bambini nella loro parte terminale della vita è un compito molto delicato e molto importante, che richiederebbe un'assistenza pluridisciplinare che probabilmente ancora manca però nel nostro territorio. Dottore Gammaldi, un ruolo difficile il vostro, ma nello stesso tempo necessario di fronte a casi come quello appunto dei bambini affetti da tumore. Assolutamente sì, anche se chiaramente c'è moltissimo da fare. Diciamo che Salerno è capofila in Campania nell'ambito di quella che è la multimodalità dell'approccio terapeutico al bambino oncologico, grazie alla presenza presso il RUGGI del polo pediatrico di radioterapia ed è stato l'unico in Campania per lunghi anni, attualmente affiancato ma solo parzialmente dalla radioterapia del Pascale. Ed è stato l'unico che si è occupato tra l'altro di radioterapia pediatrica anche nei bambini in anestesia generale, quindi nei bambini molto piccoli che non riuscivano ad essere trattati diversamente. Ma non è facile moralmente relazionarsi ai bambini, è una cosa che insomma richiede un approccio nel quale non, diciamo, si cerca di venire incontro un po' alle esigenze da un lato dei genitori e dall'altro a quella dei bambini, in cui c'è la partecipazione in primis della nostra psicologia, quindi della psicologa che si occupa aziendale, la dottoressa D'Amato, che si occupa di queste cose.
noi dell'anestesia e rianimazione, la pediatria e la clinica pediatrica e ovviamente i radioterapisti del Ruggi. Rivedere la rete pediatrica, soprattutto per quanto riguarda la parte oncologica ed emergenziale, è necessario. A dirlo anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno, Giovanni D'Angelo. Ne abbiamo parlato con il presidente Agenas, il professore Enrico Coscioni. Dal settembre del 2017 presso la conferenza Stato-Regioni è stata istituita la rete nazionale dei tumori rari e in particolar modo dal 2018 l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali che io presiedo è responsabile del coordinamento di questa rete dei tumori rari con un importante contributo anche delle associazioni volontarie delle pediatrie, in particolar modo della FIAGOP e l'AIOP. C'è tanto da fare, qualcosa è stato fatto, certamente noi crediamo che con la piattaforma nazionale di telemedicina possiamo in qualche maniera aiutare ancora di più a domicilio i bambini che hanno patologie gravi e in particolar modo creare una rete delle cure palliative fino anche degli hospice pediatrici perché è un segno di grande civiltà, per cui c'è un grande impegno a realizzarle.